Intanto vediamo il dipinto che vediamo fare durante la gara. Ed è pronta Sara Ecker, 18 anni, campionessa nazionale nel 2008, nel 2010 e nel 2011. Poi per un infortunio al piede ha saltato i nazionali del 2012. Questo per lei è il terzo mondiale. A Mosca ha ottenuto l'undicesimo posto. Ha scelto la musica di Malagueña per presentare il suo short program. E tra i suoi coreografi c'è Edoardo De Bernardis. Triplo Tolup è solo doppio quello che voleva essere il secondo triplo Tolup. Triplo salto, no, cade un'ora dopo, ma è comunque all'interno dell'arrivo del salto, quindi dovrebbe essere meno 3. Più Axel va meglio qui. Sara Ecken, tra l'altro tu Franca l'hai proprio vista gareggiare a Lussemburgo, gara della Coupe du Printemps che lei ha vinto davanti alla nostra Francesca Rio. Sì, devo dire che aveva fatto meglio in Lussemburgo, forse un po' di tensione in meno rispetto al mondiale chiaramente. È stata una stagione difficile per Sara perché ha avuto diversi guai fisici. Sì, è stata infatti operata proprio a novembre alla caviglia, esatto, ha avuto una borsite, esatto. E per questo ti ricordi non ha partecipato all'Europeo. Sì, e poi si sa, quando si sta fermi così tanto è poi difficile recuperare la forma, ma anche e soprattutto è difficile rientrare con la testa nel clima di una gara così importante e a questo livello, perché lei è comunque un'ottima pattinatrice, per cui già col ranking si merita di scendere negli ultimi due gruppi e qui insomma devi sostenere un certo livello, non è facile. C'è il confronto diretto con le altre. Esatto. In più si sta un po' creando la situazione che si era creata ieri nelle coppie all'inizio. Le prime pattinatrici di questo gruppo, a parte Mawasada che ha commesso
senso con l'errore sulle piazze, però a partire da Leonova, Gerenaishvili, Makarova stanno partendo molto bene e quindi mettono pressione certo. sulle altre che devono scendere dopo. C'è poi chi la subisce di più, chi la subisce di meno, naturalmente in questo caso lei insomma, è andata un po' a pezzi. Ah sì, troviamo davvero le prime tre, ovviamente sono le atlete che abbiamo visto prima proprio di lei, e poi abbiamo la Zhang e la McCorkle che sono invece scese nel terzo gruppo. La pressione c'è, si fa altissima, immaginiamo anche per Ashley Wagner che sta per entrare sul ghiaccio. Sì, anche se dirò, non so per quale motivo, ma i pattinatori e le pattinatrici americane non so come facciano, ma subiscono molto meno le pressioni, è come se fossero molto più dei robot. Quello fanno e quello vanno a fare quasi sempre, è difficile vederli sbagliare, anche perché si allenano così anche. Ti dico, la coppia d'artistico, le coppie d'artistico sono le uniche che anche in tutti gli allenamenti ha fatto programma completo, sempre, con tutto. Per loro ogni allenamento è una gara, forse. E l'allenamento allora anche così mentale, così. Sì, sì, sì. Ed ecco il punteggio per Sara Eken, 46-39 il suo punteggio, dunque in questo momento è in 14ª posizione ma qualificata. E ora intanto vediamo proprio a Christian Kray, anche Edoardo De Bernardis.